Va bene, a Saluti, parte i Mattia. saluti, allora direi torniamo alla carriera di Maurizio. Sei pilota di Sì, diciamo, F104 a Villa, 104. e poi dopo Villa, prego. Però dico, il 104 è stato il mio primo aeroplano operativo e allora era l'aeroplano di punta dell'aeronautica militare, l'aeroplano a cui tutti tendevano. E per me, cioè, il 104, per chi l'ha volato, o lo si ama o lo si odia, io l'ho sempre amato, non mi ha mai tradito. E lo considero un aeroplano incredibile, sai, sederti in cabina, hai metà degli interruttori che con il giubbetto, diciamo, di salvataggio non riesci neppure a vedere, li devi conoscere solo al tatto. Quando guardi indietro non vedi neppure la punta delle ali, era veramente essere seduto su un missile. Infatti, su questa cosa poi ci scherzo sempre perché dico che se uno volesse descrivere la mia carriera aeronautica, sono passato da un aeroplano che sembrava un razzo a un razzo che sembrava un aeroplano. Tanto per capirci e strappare due risate. E per me, tra l'altro, anche il lavoro da ricognitore mi è sempre piaciuto, perché è vero che in aeronautica si vola in coppia. In quattro aeroplani in formazione si vola, si è all'interno di un gruppo, si collabora, però il lavoro del ricognitore, diciamo, è un lavoro piuttosto solitario, almeno per come era intesa la missione, quando c'ero io. E questo in effetti ti responsabilizza parecchio. Credo che quello che ho imparato, diciamo, di autogestione del volo, soprattutto della tua preparazione, eccetera. Io debba molto del proseguo della mia carriera, quello che ho imparato in questi, diciamo, 3 anni scarsi che ho passato al reparto a Villa Franca, perché poi il solo è anche un po', diciamo, il lavoro del pilota collaudatore. Alla fine tu lavori in un team, però sull'aeroplano ci sei da solo e sei tu che devi, diciamo, e dialogare con i sistemi del velivolo e sapere quando è il momento di spingere di più, sapere quando è il momento invece di frenare. E quindi credo che questa mentalità di autogestione sia proprio venuta da questo primo periodo che ho fatto al reparto a Villa Franca. Dopo Villa Franca vieni scelto come collaudatore o come funziona Sì, per normalmente per i collaudatori, diciamo, quando sono stato scelto, normalmente l'aeronautica militare ha un piccolo concorso interno a chiamata, in effetti. Per l'anno in cui sono entrato io, siccome i posti disponibili presso le scuole straniere, perché per diventare collaudatore c'erano solo 4 scuole al mondo, 2 negli Stati Uniti, una dell'aeronautica e una della marina, una in Inghilterra e una in Francia. E quindi posti comunque a pagamento, per quale l'Italia doveva pagare per poter mandare le persone, per poterle qualificare. In quel periodo, c'era un periodo un po' di ristrettezze, normalmente l'aeronautica sceglieva 3 persone per ogni corso, ma per il mio corso purtroppo le scelte sono state solo 2 e quindi la selezione è stata abbastanza competitiva, devo dire la verità. Però ho avuto la fortuna di essere scelto con il mio collega Sergio e lì è iniziata, diciamo, la mia carriera da pilota collaudatore, dopo quasi un anno di parentesi per via della quello che chiamavano la scuola di guerra per un corso, diciamo, di formazione da capitano, dopodiché mi sono ritrovato al reparto sperimentale. E lì devo dire che ho avuto la fortuna di non dover attendere più di tanto per poter partire per il corso, perché io sono arrivato a giugno dell'87 e a settembre ero praticamente in Inghilterra per iniziare, diciamo, prima un corso propedeutico e poi il corso vero e proprio. Sì, sono rimasto per 4 anni è stato proprio in quel periodo in cui ho affrontato, diciamo, il concorso da astronauta.
devo ammetterlo, l'ho anche scritto nel mio libro, quando l'ho fatto pensare di volare nello spazio sembrava una cosa assolutamente fuori dal mondo, proprio il caso, mai parole furono più precise da questo punto di vista. E se, anche perché in Italia non aveva ancora volato nessuno nello spazio, e solo l'idea di avere un italiano nello spazio sembrava una cosa quasi impossibile. Io però ci ho creduto e ho affrontato questa selezione che è nata un po', diciamo, è chiaro che chi vola velivoli ad alte prestazioni ha sempre questa idea di guardare sempre verso l'alto, andare più in alto, vedere qualcosa di più, volare velivoli più prestazionali. E io mi sono, diciamo, son venuto a conoscenza di questo concorso perché ho avuto la fortuna che mentre, ho fatto l'addestramento da pilota collaudatore in Inghilterra, nella mia stessa classe c'era un astronauta dell'ESA, tra virgolette, perché non aveva ancora volato, e in quel periodo l'ESA stava pensando di mettere a punto, aveva in progetto, diciamo, di mettere a punto una piccola navetta europea che si chiamava Hermes, che se uno va a guardare su Google è un mini shuttle, in effetti, mo molto più piccolo però, che però era un velivolo pilotato. E lui mi disse che, guarda, visto che c'è questo programma, ci sarà una selezione tra poco. Poi discuterò sul tra poco, e ci sarà una selezione tra poco in cui non sceglieranno solo, diciamo, astronauti con un background scientifico, ma astronauti anche con un background operativo. E quello mi aprì un mondo, devo dire la verità. E ho scherzato sul tra poco perché da quando me l'ha detto a quando poi si è conclusa la selezione erano passati 4 anni. Per cui il tra poco in astronautica è sempre molto relativo, sono scale di misura che variano parecchio rispetto alla vita di una persona. E quando sono tornato in Italia, e quindi sono tornato alla sperimentale, ho continuato ad informarmi su questo, appunto, su questo concorso che tutti dicevano che sarebbe uscito, ma che poi non usciva mai alla fine. Ed è stato in effetti il primo concorso a livello europeo per la selezione di astronauti e ha coinvolto, praticamente è durato 2 anni, ha coinvolto più di 6.500 persone in tutta Europa, ne hanno scelti 6 e al termine della selezione sono stato l'unico italiano e 2 mesi dopo la conclusione della selezione mi sono ritrovato alla NASA ad addestrarmi come astronauta, quindi potete immaginare anche il salto mentale. Io appartengo ancora a una generazione di persone che, anche se ero molto piccolo, ho visto lo sbarco sulla Luna in diretta, quindi per me la NASA era l'organizzazione, perfetta per eccellenza, il pensare di andare e condividere, diciamo, lo stesso addestramento di tanti altri astronauti del passato e di coloro che negli anni precedenti avevano volato sullo shuttle, sembrava quasi qualcosa di incredibile, come poi in effetti lo è stato. Aspetta, aspetta un attimo, tu hai detto un pilota come tanti altri in Inghilterra, però mi sembra che durante il tuo corso collaudatore in Inghilterra non sei stato come tanti altri, hai vinto un premio che non proprio tutti possono avere nel proprio bagaglio di volo. Ti Sì, ricordi? ne ho vinti tre. Diciamo che sono stato l'unico nella storia della scuola che li ha vinti tutti e tre. Ce n'erano solo tre e sono riuscito a portarmeli a casa tutti. È stato un exploit, devo dire. Però il pilota collaudatore è qualcosa che mi ha sempre attirato, perché devi mettere insieme, diciamo, le tecniche di volo, che sono quelle, quando noi pensiamo a un pilota, il pilota cloche e manetta, ecco, diciamo la parte istintiva del volo, invece con una preparazione tecnica che ci deve essere. E poi non basta solo quello,
devi essere in grado di trasferire delle sensazioni di volo in un linguaggio tecnico, perché gli ingegneri la sensazione di volo non la capisce, glielo devi spiegare in un altro modo, e invece tradurre delle osservazioni tecniche in un comportamento che tu ti puoi aspettare del velivolo. Quindi è una parte, diciamo, per quello che io vedo questo mestiere dal punto di vista del pilota come un qualcosa di molto completo, perché c'è la parte istintiva e poi c'è la parte razionale che devi mettere insieme, devi far funzionare bene insieme se vuoi essere un buon pilota collaudatore, oltre al fatto che poi devi anche essere in grado di comunicare quello che tu trovi in volo e recepire quello che ti dicono gli ingegneri. Beh, immagino con quale facilità gli inglesi abbiano dato a un italiano ben 3 premi in contemporanea, cosa mai successa alla loro scuola, quindi io qui soprattutto gli inglesi mi collego a un commento di Davide Silvestri che fa: lei è il nostro orgoglio nazionale. Grazie mille, troppo buono.